a tutti. Dunque, siccome qua c'era una bella luce, ho pensato di riprendermi, cioè mi piaceva la luce, però adesso non mi piacerà più. E siccome il mio simpatico Eter ha deciso che io devo assolutamente vestirmi, ho deciso che farò tutte queste riprese soltanto facendo vedere le spalline. Così lui non sa se sotto sono vestita o no, può pensare a quello che vuole. Quindi, vabbè, gli è andata di sfiga anche su questo punto. Poi non ho capito come mai in uno sclero questo mi ha detto che devo assolutamente sposarmi. Invece io, cioè, non volevo dirlo, ma è da luglio, no, che sono felicemente convivente. E, vabbè, al di là di quello che sono stati gli ultimi, vabbè, litigi, perché sto un po' impazzendo, nel senso che non ho un momento libero. La mattina dalle 9 alle 13 ho questo corso intensivo che dura dal lunedì al giovedì. Poi di solito lunedì, martedì e mercoledì arrivo a casa, lascio la borsa della scuola, prendo la borsa del lavoro e vado a lavorare prendendo due treni. Quindi lavoro dalle 15 fino alle 9 di sera, torno a casa e faccio i compiti e me ne vado a dormire. Il giovedì, grazie al cielo, ce l'ho libero perché il giovedì poi ho sempre il corso dalle 9 fino alle 13, il pomeriggio è relativamente libero, però alle 18 ho il corso di cieco. Alle 18:30 ho il corso di cieco che mi dura fino alle 20, poi torno a casa, delle volte faccio qualche lezione di italiano se ho tempo. Poi il venerdì lavoro invece dalle 9 del mattino fino alle 19:30 e il sabato lo stesso, lavoro dalle 9 alle 19:30, quindi sono distrutto, ho i nervi a pezzi. Non mi piace tanto prendere il treno in Germania perché purtroppo il treno in Germania costa tantissimo e invece dovrei prendere la macchina, però io ho preso la patente, ho guidato pochissimo, in Repubblica Ceca non ho mai guidato perché avevo i mezzi che costavano poco e i mezzi in Repubblica Ceca devo dire che funzionavano molto bene, anche a Praga erano molto puntuali. Non riguardo alla ferrovia, ma prendevo mezzi tipo pullman, bus, prendevo la metropolitana, prendevo il tram e quelli funzionavano molto bene. I treni ciechi, insomma, delle volte avevano dei ritardi anche abbastanza impressionanti, dipendeva. Molte volte funzionavano bene, altre volte no. Quindi niente, questo è quanto per quanto riguarda la mia vita, cioè è un casino. Quindi sì, sono passata da avere mezzo lavoro ad averne uno e mezzo, poi la scuola, i corsi, è un casino. Però insomma cerco sempre comunque di tenervi aggiornati, di fare questi video magari non lunghissimi, magari non super informativi, però insomma io ho proprio il dovere morale di prendere per il culo i moralisti. Non sono brava come la diva del tubo, ma insomma. Peraltro volevo complimentarmi con lei perché veramente ha dato il meglio di sé con questo ultimo video contro i moralisti e di quella povera ragazza, la Cantone mi sembra, che si è suicidata perché l'avevano troppo tartassata e poi cioè, sono cazzi propri quello che fa una persona, come vive la sua sessualità, io ho i miei gusti, lei aveva altri gusti, l'importante è che stiate bene, ragazzi, che non, cioè, non, perché dovete dire queste troie, queste puttane, cioè, tutte queste etichette, io non le capirò mai, cioè, ho visto anche un recente video, era in inglese, di una bambina ancora non nata, dove diceva: ah, quando avrò 14 anni mi sarò già presa un certo numero di volte della puttana, della troia, eccetera. Perché? Non riesco a capire. E poi c'è una spallina di un reggiseno vista, no? Guardate qui. Puttana, cioè hanno già deciso la mia professione, perché in Germania è una professione. Ma hanno già deciso chi sono io, cosa faccio, cosa non faccio.
Non lo so, mi sembra tutto veramente amplificato, no? Dici una cosa, c'è un piccolo uomo e diventa un gigante 2 secondi dopo. Poi una cosa che mi è sempre sembrata molto chiara dell'Italia è queste idee chiarissime. Io sono di questa posizione, io la vedo così, io ho ragione, io lego al centro dell'universo con l'illuminazione a giorno, no? Tipo sole, no? Luminiscenza del sole. Io invece sono una persona piena di dubbi, a cui è stato detto insicura, cioè cose che non servono a niente perché alla sottoscritta entra di qua, esce di là, me ne frega proprio niente. E, non lo so, una volta insulti come puttana mi facevano male, ma adesso ho anche capito che bisogna capire da chi vengono gli insulti, no? E quindi, cioè, detti dal mio etere mi fanno semplicemente ridere, un povero cretino. Questo è semplicemente la realtà. Poi nell'ultimo video dove sclerava e diceva di me, ah, io sono bella, io sono snella. Ha fatto una cosa che ho trovato raccapricciante, cioè è saltato su una sedia, su un mobile, non lo so, ha fatto vedere la pancia pelosa, ho detto mio Dio, e poi cioè, ha questa pettinatura orribile che mi ricorda molto, a dire la verità, uno struzzo. E non lo so perché fa così, ma cioè, piuttosto, no? Prenditi un rasoio, rasateli tutti. Che non si vedano più perché quelli non sono più capelli, sono peli appiccicati, no? Che delle volte è all'onda di qua, delle volte all'onda di qua, non si capisce, delle volte si fa la cresta, ma sta comunque sempre male. E non lo so, poi un altro sclero è stato, io sono alto 1,70 m, mi dispiace che sei così basso, cioè, cosa devo dirti, mio caro? Pure mia mamma è piccolina, che ci posso fare? Io e parenti veneti sono tutti sul 1,80 m. Io non sono 1,80 m, però ho una statura normale per essere una ragazza. Se tu sei alto 1,70 m e sei un uomo, sei relativamente piccolo. Non sei un nano, ma non pretendere che io ti dica, ah, sei un gigante, sei un figo, perché non lo sei. Perché non lo sei? E lui ha dato di matto dicendomi che non può stare con me perché sono una donna impura, no? Come se noi due ci conoscessimo, no? E sapesse con quanti sono stata a letto, il numero, le posizioni e tutto, no? E lui al più vuole la donna vergine. Preparati a una vita di seghe, cosa devo dirti? Tanti auguri, cioè, vivi in Germania, nel centro Europa, dove le donne sanno quello che vogliono, no? E già a 15 anni hanno già avuto più esperienze forse di te in tutta la vita. Così. Scusa se infierisco, ma certe cose potrebbero anche essere vere. Sicuramente ne sanno anche più di me, ma non, cioè, me ne frega niente, assolutamente. Cioè, buon divertimento a tutti, ragazzi. Fate tanto sesso, che è molto meglio che fare la guerra per puttanate, ecco. O a dare della puttana a qualcuno, per esempio. E con questo vi saluto. E buona serata.